Salve a tutti, sono Matteo Montesi, vi leggo la notizia, insomma, che vi dico la notizia che Di Bre avrebbe intervistato un ragazzo nella bassa Italia, nella Sud Italia e Calabrese, e praticamente si è fatto vedere questo ragazzo, cioè, si è fatto un po' di pubblicità con Di Bre, però poi alla fine pensiamo Di Bre. Che scopo effettivamente fa sti video? Ormai si sa che sta diventando per notorietà, poi alla fine gli devono i soldi per fare queste cose, per me sbagliano. E comunque, vabbè, poi leggo un attimo qua pure dei commenti che hanno detto: Di Bre, ma quanto cazzo sei coglione? Dovresti usare il termine mercenario, rende meglio l'idea, non genera equivoci. Guarda, ci sono due dati certi in qualsiasi intervista di Di Bre. Uno, Di Bre è una persona intelligentissima. Due, molti soggetti di quelli che intervista hanno dei problemi di vario genere. Non sto dicendo che sono scemi. Di Bre non verrà mai accusato di circonvenzione, di incapace a fine lucro. Vabbè, questi sono termini poi particolari che conoscono loro. E poi, Moderno Massimo Troisi, vattene a fanculo per cortesia. Giusto, perché quando ti ho chiamato non mi hai detto che il tuo piatto preferito erano i maccheroni con la capra, con la crapa. Ah, perché? La crapa, vabbè, il termine che usano in Calabria. Non ho dialetto, non l'ho conosciuto nemmeno io, ma quelle parole sono abbastanza intuibili. All'inizio avevo pensato che era capra, ma non ero, infatti l'ho anticipato, ma non ero molto sicuro. Di Bre sei uno sfigato del cazzo, non hai un cazzo da fare, invece di drogarti e fare il cazzo, di fare i tuoi cazzo di video di merda, prendendo per il culo della gente che non ha cultura, solo per soldi, peccato che non ci sei nato e in una famiglia per niente acculturata, dimmi merda, fan del cazzo che si spaccano ogni giorno dei tuoi video in cui persone fottendogli i soldi dentro e a menzogne a cui loro credono perché pensano tua sia importante. Spero qualcuno capisca come cazzo è messa l'Italia, ma per la povera famiglia umile che si spacca il culo dalla mattina alla sera, insomma non finisce qua, non immagino. E tra l'altro quell'articolo prevede anche una bella multa, ma l'Italia se ne frega, purtroppo se sto tossico continua a fregare persone facendogli credere famosi per poi farsi pigliare il culo di tutta Italia, proprio di affogarlo nella merda. Ma che tieni, parenti che lo guardano esibire, orgogliosi della serie, Rico diventa famoso. Comunque spero almeno che tu non sia fatto pagare da di queste persone che mi sembrano veramente ingenue e facilmente raggirabili. Poi altri commenti, qua insomma, beh, sembra che sia sempre lunga la cosa, basta dire che è gente pura, basta, la purezza non si misura con l'ignoranza, per cui uno più ignorante è più puro, ti spaventeresti della mancanza di purezza di questa gente, perché l'ignoranza è il terreno fertile della Lazio, della crudeltà, sto parlando in generale, comunque, ma smettiamola di associare la purezza con lo zappare la vigna e possedere il Samsung Chandeneu. In effetti non sono vestiti come nobili che stanno per andare alla Scala di Milano. Però credo che con tenerezza, ecco, e volesse che la loro condizione sociale li renda tali da provare tenerezza. Insomma, la loro bassa cultura li rende come cuccioli indifesi a fronte predatori di prede, e ciò suscita tenerezza. Chi non ha mai voluto, una ragazza bionda con i capelli un po' neri scuri, poi altri commenti, il classico biondo corvino. Crudele demone è in pericolo, salviamola, facciamone una tinta rossa. Insomma, poi altre cazzate che hanno scritto sotto, però i primi commenti alla fine un significato l'hanno dato, insomma, ce l'hanno pure con Di Bre, che, come ribadisco io all'inizio, forse è meglio che finisci da fare questi video, sì, perché non servono a niente. Grazie, arrivederci.